Allora, dunque, Dunque, vediamo questo metodo di Graeber-Cochran. Graeber-Cochran è un metodo che consente di calcolare tutti i coefficienti della funzione di trasferimento di un circuito con resistenze, capacità e generatori controllati. I coefficienti. Della funzione di trasferimento di un circuito con resistenze, capacità e generatori controllati. Quindi invece di calcolare direttamente la funzione di trasferimento, calcola i coefficienti della funzione di trasferimento in funzione delle capacità nel circuito e di un insieme di resistenze viste. È interessante il metodo perché poi ci dà modo di fare delle approssimazioni, in certi casi utili. Quindi invece di calcolare direttamente la funzione di trasferimento, mi dice come calcolare ciascun coefficiente. Perché ci torna utile? Perché poi vedrete che in molti casi ci bastano alcuni coefficienti, non tutti, per estrarre l'informazione che ci interessa. Ok? Per inciso, questo metodo è esteso alla presenza anche di induttanze nel circuito, okay? Però diciamo nel nostro caso diciamo che è meno frequente quella presenza delle induttanze, siccome complica abbastanza tutte le espressioni, per il momento lo lasciamo stare. Noterete adesso che nel caso in cui ci sia soltanto una capacità, tutto il metodo di Graeber-Cochran si risolve, si riduce a calcolare la resistenza vista come abbiamo fatto noi. Okay? Quindi quello è un caso particolare, questo è il caso più generale in cui siamo presenti tante più capacità. Allora, come è fatta la funzione di trasferimento in generale? Noi la possiamo scrivere in questa forma, evidenziando il limite per s che tende a 0. Quindi possiamo scrivere h0, che è il limite della funzione di trasferimento per s che tende a 0, e poi possiamo scrivere il numeratore e il denominatore in questa forma. Mettiamo 1 come termine noto, quindi termine di grado 0, e poi se abbiamo n poli avremo un polinomio al denominatore di ordine n. In generale il polinomio al denominatore sarà fatto, potrà essere scritto in modo uguale e sarà di ordine minore o uguale a n. Bene, quindi il metodo di Cochran-Graeber mi dà una ricetta per ciascuno di questi coefficienti, sia del denominatore sia che del numeratore. Ok? Allora, quando io scrivo in questo modo, posso notare una cosa, ecco, per esempio, se io ho la funzione di trasferimento valida alle alte frequenze, in alta frequenza, okay, io so che il limite per s che tende a 0, questo h0, è il valore centrobanda. Va bene? Allora, a me può interessare non conoscere esattamente tutto il profilo della funzione di trasferimento in alta frequenza, ma mi potrebbe bastare in tanti casi conoscere il limite superiore di banda. Ok? Senza saper tutto. In questo caso il metodo mi viene in aiuto. Immaginate di fare un'espansione al primo ordine. Se faccio un'espansione al primo ordine, io dico, va bene, quindi per s piccoli
il primo, diciamo, allontanamento da H0, io posso conservare soltanto i primordi. Allora, l'altra cosa che è frequente avere, di nuovo perché così in generale si fa la progettazione, è che il polo intervenga prima dello zero, perché polo mi dà il limite superiore di banda, lo zero, come abbiamo visto prima, mi dà un comportamento indesiderato. Allora, spesso al prim'ordine io posso trascurare lo zero e avere soltanto questo termine qua. Allora, immaginiamo che questa approssimazione sia fattibile. Per valori piccoli di S io possa fare questa approssimazione. Allora, quanto vale il limite superiore di banda? Abbastanza semplice, facciamo il conto. Scrivo A di J omega viene uguale a H0 diviso 1 più J omega, no, 1 più J omega su, no, come J omega A1, va bene. Allora, per definizione di limite superiore di banda, siccome H0 è il valore per S che tende a 0, in corrispondenza del limite superiore di banda deve valere H0 su radice di 2, giusto? Per cui il modulo di 1 più J omega H per A1 deve fare radice di 2. Questo vuol dire che omega h deve essere 1 su A1. Perché quando omega h è 1 su A1, il denominatore fa 1 più j, che è modulo radice di 2. Ok? Quindi, cosa mi dice questo? Mi dice che se posso approssimare per valori piccoli di S, no? Appena mi stacco dal valore piatto, la funzione di trasferimento come una funzione di trasferimento dove conta soltanto il primo termine del denominatore, allora il limite superiore di banda è l'inverso del coefficiente di primo grado del denominatore. Quindi in pratica non mi serve tutta la funzione, se mi interessa solo il limite, se mi interessa solo il limite superiore di banda, è sufficiente per me conoscere quel coefficiente, non mi interessa conoscere tutta la funzione di trasferimento. Va bene? Quindi chiaramente ci sono delle condizioni, però sono in pratica condizioni abbastanza ragionevoli dal punto di vista della progettazione. Perché per esempio, sono le condizioni dell'esempio che abbiamo visto prima, no? E in generale uno cerca di farlo così un amplificatore, a un certo punto c'è il limite superiore di banda e va giù l'amplificazione, ok? Allora, il metodo di Cochrane-Gabel mi dice per ciascun coefficiente qual è l'espressione giusta, e ora non ve le sto a scrivere tutte perché sono complicate, ve le scrivo solo per A1. Mi dice, guarda, se vuoi calcolare A1, devi fare questa operazione. A1 è semplicemente la sommatoria su tutte le capacità presenti nel circuito del prodotto C per la resistenza vista da C quando tutte le altre capacità sono un circuito aperto. Quindi questa è Ray, è la resistenza vista da CI quando tutte le altre capacità sono un circuito
aperto. D'accordo? Questo è rigoroso, non è un'approssimazione questa sua 1. Okay? L'approssimazione è quella di dire che il limite sulle bande è 1 su 1. Va bene, ma l'espressione di A1 è rigorosa. Guardate, tra l'altro l'abbiamo già trovato, non è una dimostrazione, non vi do la dimostrazione, no? Però vi volevo far notare una cosa, che quando abbiamo calcolato il limite quando abbiamo calcolato la funzione di trasferimento qua, abbiamo esattamente trovato questo. Questo qui, che è il termine A1, è la capacità per questa resistenza, che è la resistenza vista da CH. In questo caso, quando le altre sono un circuito aperto, non ha senso perché non c'erano altre resistenze e non c'erano altre capacità. No? Qui stavamo guardando il caso di alta frequenza in cui c'è soltanto una capacità. Ok, quindi vabbè, è un caso particolare. Però l'abbiamo già incontrato. Vabbè, noi, ripeto, perché lo useremo spesso? Perché ci fa molto comodo invece andare a calcolare tutta la funzione di trasferimento, specialmente quando ci sono 5-6 capacità. Non è facile calcolare tutta la funzione di trasferimento. Molto più semplice andare a calcolare, per esempio, 5 capacità, 5 resistenze viste. A quel punto la cosa la risolvo molto più facilmente. Ok, quindi questo pezzo del metodo di Graeber-Cochrane noi lo possiamo adoperare per calcolare il limite superiore di banda e c'è anche un altro pezzo del metodo che ci torna comodo invece quando dobbiamo calcolare il limite inferiore di banda. Allora, supponiamo di scrivere un'espressione, di avere una funzione di trasferimento di avere una funzione di trasferimento passa alto, no? Passa alto che cosa vuol dire? Passa alto vuol dire che il limite per S che tende a infinito è costante. E una funzione di trasferimento passa alto, per esempio, è una funzione di trasferimento valida in bassa frequenza, no? Che al limite per S che tende a infinito è il valore a centrobanda, okay? Quella è tipicamente passa alto. Allora, quella ci conviene scriverla in un modo leggermente diverso. Ci conviene scriverla mettendo in evidenza il limite per S che tende a infinito, okay? Che chiamiamo H infinito, no? Limite per S che tende a infinito di HS è H infinito. Allora noi la possiamo scrivere così, mettendo in evidenza, supponiamo che sia di grado n, mettendo A1 i coefficienti di grado massimo e poi di conseguenza gli altri. Se passa alto la funzione di trasferimento vuol dire che il numero di zeri è uguale al numero di poli, no? Quindi sicuramente questi due sono uguali. Quindi l'espressione sarà fatta di questo tipo. Allora noi qua per comodità possiamo dividere tutto per S alla n per e se dividiamo tutto per S alla n viene una cosa del genere. Qui ci sono tutti gli altri termini, qui c'è D0 per 1 su S alla n e qui mi viene un 1 più Cn-1 1 su S più C0 1 su S alla n. Allora, anche in questo caso facciamo un'espansione al primo ordine, ma invece di fare un'espansione al primo ordine in S, la facciamo al primo ordine in 1 su S, cioè andiamo da S che tende a infinito a valori più bassi. Quindi proviamo a fare l'espansione
al primo ordine in 1 su S. Quindi stavolta non andiamo da 0 in su, andiamo da infinito in giù per S. Quindi cosa viene? Viene una cosa del genere, h di s uguale ad h infinito che moltiplica 1 più d n meno 1 per 1 su s diviso 1 più c n meno 1 per 1 su s. Allora, anche in questo caso, tipicamente il termine, il denominatore è quello che conta di più, perché la funzione di trasferimento, come dire, quando S diminuisce, H tende a calare a un certo punto, c'è cioè la presenza del limite inferiore di banda, no? Quindi nella maggior parte dei casi, di nuovo, non è la natura che fa così le cose, è una questione che i circuiti vengono progettati da una persona in generale. Di solito vi è fatto in modo tale che quando S cala, la funzione di trasferimento anch'essa cala rispetto al valore a centro banda. Quindi tipicamente questa approssimazione è fatta bene. Allora, quando le cose le possiamo scrivere così, e in pratica è molto spesso, abbiamo un modo semplice per ricavare il limite inferiore di banda, perché? Beh, in corrispondenza del limite inferiore di banda, la funzione di trasferimento in modulo deve valere il valore infinito diviso radice di 2, no? Questo per definizione è il limite inferiore di banda. Che vuol dire quindi, per l'espressione che ho scritto prima, è 1 più c, 1 più cn meno 1 diviso j omega h modulo. Quindi mi vale questa uguaglianza, chiaramente questa uguaglianza è soddisfatta se la parte immaginaria vale 1. Aspettate, ho sbagliato, non omega h, omega l. Quindi omega L deve essere uguale a Cn-1. Di nuovo, anche il limite inferiore di banda, questo è il limite inferiore di banda. Quindi, ora, il metodo di Cochrane-Gebe mi dice come è fatto quel Cn-1. Mi dice che questo Cn-1 è uguale alla sommatoria degli inversi di alcuni prodotti di Ri per C, dove C sono tutte le resistenze presenti nel circuito e le Ri sono le resistenze vista dal CI quando tutte le altre sono un cortocircuito. Quindi questo tipicamente è un'espressione che ci conviene usare nel circuito per la bassa frequenza. Quindi, ricapitolando, circuito in alta frequenza, invece di calcolare tutta la funzione di trasferimento, io potrei limitarmi a calcolare omega h come 1 su A1, cioè 1 su la sommatoria di Ri0 per Ci0. Ok? Quindi queste sono le capacità nel circuito
di alta frequenza, ok? Poi circuito in bassa frequenza. Invece il limite inferiore di banda è questo Cn-1, che non è nient'altro che la sommatoria di 1 su Ri infinito per Ci. E stavolta queste sono le capacità nel circuito LF. Okay, non sono le stesse capacità. Questo ho usato, non mi diverti, ma è importante, non sono le stesse capacità. Cioè, lo scrivo perché magari uno si confonde. Non sono le stesse CI.